rappresento quello che secondo me è l'albero più antico cresciuti nelle campagne di Bagnolo. Un albero formidabile e io vi chiedo di salvaguardarlo, anche perché siamo sempre di più senza alberi in questo splendido paese, anche nel Cremasco stesse cose. Quindi salvaguardiamo almeno gli alberi che restano ancora. Guardate com'è grande questo albero. Non voglio esagerare, ma quest'albero ha più, guardate il cerchio dell'albero, quest'albero ha più di, secondo me, più di 300 anni, se non proprio addirittura 300. È un albero che ha visto tanta storia del nostro territorio, tante cose interessanti. Salvaguardiamo, cercherò anche di portare questa istanza al comune di Bagnolo Cremasco per fargli presente di questa bellissima rarità che conoscono il territorio di Bagnolo. Per fare delle cose importanti in una comunità c'è bisogno di tutti, non solo di persone estemporanee. Io vado spesso in giro e conosco queste cose qua, ma anche se uno non le conosce, ma almeno nella memoria le porta, un domani questa situazione potrebbe migliorare. Almeno cerchiamo di salvaguardare quello che i nostri nonni, i nostri avi ci ha lasciato, noi qui stiamo invece pian piano distruggendo tutto. Eccolo qua, questo è l'albero più antico di Bagnolo. Lì abbiamo Sant'Anna, abbiamo dall'altra parte il campanile, la torre campanaria di Santo Stefano. Siamo a circa 500 metri dal centro di Bagnolo Cremasco, forse un po' di più. E lui è quello qua, maestoso. Forse è rimasto qui in queste condizioni proprio perché è in una zona non tanto, diciamo, visibile all'occhio umano e quindi è lasciato stare. Teniamolo bene con noi, questo è il nostro albero, l'albero di Bagnolo, l'albero che per 300 anni o forse più sta andando piano piano e cresce, indisturbato per sua fortuna. Siamo a Natale, cerchiamo di fare un passo, un cambiamento interno. È molto meglio che regali o tutte queste attività che il consumismo ci porta. Portiamoci dentro questo albero, portiamocelo nel cuore, gli alberi lasciamoli dove stanno naturalmente, la plastica pure, e se proprio vogliamo, diciamo, dedicare qualcosa agli alberi, dedichiamoli a salvaguardarli. E questo è il nostro albero di Bagnolo. Come potete vedere, un gran bel esemplare. Un saluto e buon Natale a tutti. Ciao ciao.